sarà una puntata da non perdere, la prossima del trono classico di uomini e donne, visto che al centro di tutto ci sarà ancora lei, la non scelta di Lorenzo Riccardi, Giulia Cavaglià. La bella Mora si sta dando da fare e non solo con i suoi corteggiatori ma anche con quelli della sua collega di trono, Angela Nasti. Proprio nella prossima puntata del programma vedremo Giulia uscire in esterna con Manuel e non tutto sarà come al solito. I due sono sempre molto vicini e tra loro l'attrazione è palpabile, ma come se ci fosse ancora qualche dubbio, sembra proprio che la tronista in esterna chiederà di avere le telecamere spente per ben 20 minuti. In molti sono convinti che i due si siano baciati, visto che Manuel al ritorno in onda le dice che gliene ruberebbe altri due, si riferisce ai baci che si sono scambiati a telecamere spente. Quali saranno le reazioni in studio? Dopo la loro esterna, Ed Hopper, Andrea e Teresa fingono? Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono una coppia, eppure solo pochi giorni fa, a Uomini e Donne, l'ex tronista e il suo corteggiatore litigavano e si accusavano a vicenda. La puntata del fatidico annuncio andrà in onda la prossima settimana, ma in molti si chiedono cosa sia realmente accaduto dopo l'ultimo scontro in studio. A svelarlo è uno degli autori di Uomini e Donne, Claudio Leotta, alle pagine del noto magazine dedicato al programma. Subito dopo aver trascorso due giorni a Napoli con Teresa, racconta l'autore, Andrea mi aveva raccontato con grande entusiasmo le sue sensazioni, confessandomi di aver capito tante cose e di aver maturato la voglia di provarci. A convincerlo, continua, è stato l'aver visto la bellezza della loro diversità, un qualcosa che li univa piuttosto che separarli, le lacrime di Andrea Dal Corso e quel gesto importante. Eppure, nello studio di Uomini e Donne, Andrea e Teresa hanno finito per litigare ancora una volta. L'ex tronista si è detta non sicura dei sentimenti di lui, mettendolo in discussione ancora una volta. Ma, nei camerini, è accaduto altro, come svela Claudio, Andrea torna in camerino e scoppia a piangere. Lo vedo versare lacrime sincere e leggo nei suoi occhi un grande dispiacere per non essere stato compreso ed essersi sentito colto alla sprovvista. Andrea ha ammesso anche di aver fatto un importante gesto per il padre di Teresa, mi parla di una lettera scritta da parte sua al padre di Teresa e dice di essere amareggiato e di voler far chiarezza dentro di sé. Mi comunica di non voler ricercare Teresa subito, ma che si aspetta un gesto da parte sua. Come è andata a finire è ormai ben noto a tutti, per Teresa e Andrea è infatti arrivato l'atteso lieto fine. Diritti d'autore, riproduzione riservata.